tipo di riunione che abbiamo svolto oggi, visto anche l'intervento su tutta la materia unione e fusioni, provare a fare qualche ragionamento di contorno, insomma, rispetto a questa questione. Fondamentalmente dicendo tre cose. Primo, che noi questo processo lo dobbiamo governare, non è un processo che dobbiamo subire. Perché dietro questo processo c'è tutta una parte di nostra discussione, che è la discussione proprio che stiamo svolgendo, insomma. Il sistema di welfare, l'assetto del territorio, la qualificazione del soggetto pubblico. E dietro questo ragionamento c'è questo. Quindi c'è una qualità di questa discussione, che è una qualità che noi non riscontriamo nei titolari di questi processi, ma è una qualità della nostra discussione, del modo come noi approcciamo questo ragionamento. E la mia impressione è che io credo anch'io di essere la seconda o terza volta che con te discutiamo di questa cosa qui, e la mia impressione è che proprio perché qui questa discussione, un po' perché qui questa discussione è partita qualche anno fa, e poi perché le Marche sono le Marche, che sono una cosa diversa da altre regioni del nostro paese. Qui c'è un tema. Il tema è che, diciamo, la qualità del nostro intervento nel territorio ha anche questo come punto di discussione. Il punto della discussione è come qualifichiamo il soggetto pubblico. Perché qualificare il soggetto pubblico significa garantire le funzioni che questo soggetto pubblico deve gestire e dare una nuova qualità a queste funzioni. Quando, diciamo, dopo, adesso facciamo l'ipotesi probabile, anche se non auspicabile, dal mio punto di vista, poi ognuno qui è libero di quello che gli pare. Se qualora il referendum costituzionale confermasse la riforma costituzionale, noi avremmo una complicata situazione, che è quella di avere una gigantesca centralizzazione accompagnata ad un ruolo delle regioni di ridisegno globale degli assetti del territorio, a cominciare dalla questione province, perché se la parola province scompare, o meglio, quando la parola province scompare dalla Costituzione, a questo punto noi abbiamo un soggetto che va totalmente ridefinito. Certo che ha alcune funzioni fondamentali che le sono in capo, ma non ci sono più i prefetti napoleonici, non ci sono più. Quindi non ci sono più le province che conosciamo, le province che sono state determinate dal dove le amministrazioni, il governo ha messo i prefetti, perché tra l'altro con la riforma Madia gli uffici territoriali dello Stato escono dall'automatismo della dimensione provinciale. La dimensione provinciale non è più il luogo nel quale si collocano quegli uffici. Quindi noi avremo una complicata situazione che a questo punto demanda alle regioni, se le regioni saranno fuori da un processo di ridisegno, cosa su quale qualche dubbio io personalmente ho, ma le regioni avranno in tema il tema dell'assetto del territorio. Quindi la delibera 124, al netto del fatto che c'è, ma nessuno la conosce, che la cartina non è stampata, non sono i nuovi enti di area vasta, per capirci, però è, diciamo, l'idea di una nuova dimensione del territorio. L'idea di una nuova dimensione del territorio che vorremmo riempire di contenuti. E cioè vorremmo fare in modo che questo nuovo assetto del territorio, questa nuova dimensione territoriale, sia il luogo che diventa il luogo deputato per un tema che è quello della qualificazione del soggetto pubblico su questo territorio.
su queste nuove dimensioni territoriali, cercando in qualche modo di sanare o di, come dire, cercare di sanare le contraddizioni che la legge dello Stato ha introdotto. Adesso, giustamente, io prima di venire qui mi sono ricostruito questo. Questo è praticamente, il titolo è La gestione associata delle funzioni, servizi comunali in Italia, convenzioni, unioni e fusioni. Questa è tutta la normativa che da circa 12 anni è stata fatta. E tutta questa normativa è assolutamente contraddittoria una con l'altra. Quindi in realtà noi abbiamo un processo, quando prima io ti interrompevo e dicevo l'origine di questo processo è stata inevitabilmente un'affermazione di principio. Se i più anziani si ricordano, Massimo Severo Giannini, bisogna fare i comuni con una dimensione 10.000 abitanti. Un Bettino Craxi che voleva fare un decreto legge per sciogliere i comuni sotto i 10.000 abitanti, andando un'idea, e poi il tema delle province, adesso al di là dei nomi, andando ad un'idea un tanto al chilo per la semplificazione istituzionale. In realtà la semplificazione istituzionale, che è un tema giusto per consolidare e per qualificare il soggetto pubblico, ha una complessità che sono i ragionamenti che stiamo facendo. Noi stessi, anche se quando tu sei intervenuto io mi sono riletto il documento quello nostro sulla semplificare per rafforzare, e noi dicevamo, a dire il vero, ci sono 6 righe sulle unioni e 2 righe sulle fusioni, ma diciamo noi, come posso dire, noi abbiamo accolto il mio emendamento, che qual è? Nel direttivo io avevo fatto una cosa per rafforzare, ma vabbè, perché tu sai che questo documento è stato frutto di complicate discussioni, perché noi diciamo la verità, noi sul tema delle fusioni non lo escludiamo, in realtà l'abbiamo sempre considerato come un elemento secondo, perché il primo problema noi come lo abbiamo sempre ragionato? Innanzitutto noi dobbiamo qualificare le funzioni, i servizi e le funzioni. Qualificare i servizi e le funzioni è, dal nostro punto di vista, è stato, diciamo, organizziamoci non in funzione dei comuni che ci sono, ma in funzione dei servizi che occorre gestire, e quindi individuiamo il bacino ottimale per la gestione di questi servizi. Questo è il tema dal quale noi siamo sempre partiti nella nostra discussione, e cioè individuiamo un'idea è che i servizi vanno affrontati nel territorio, non è tanto chi è il soggetto titolare. Perché è evidente che se noi partiamo dal soggetto titolare, 8.094 comuni non reggono nella situazione data, perché come ti diceva una delle tue slides, c'è un livello sopra il quale i servizi sono efficaci, sotto il quale i servizi, poiché il costo dei servizi ha una quantità di spesa tra virgolette fissa, a un certo punto questi servizi non si reggono più, soprattutto in una fase nella quale tu hai una riduzione del sistema di trasferimenti statali, e quindi individuare il bacino ottimale dal nostro punto di vista significa qualificare il soggetto servizio o il soggetto funzione, mettere quello al centro della nostra discussione. Poi è chiaro che noi non abbiamo mai evidentemente pensato che le fusioni fossero una follia, però oggi noi ci troviamo in presenza della legislazione che diceva lui, cioè abbiamo chiaro che cosa succede in tema di fusioni, abbiamo chiaro, come dire, al di là della qualità delle due normative, che cosa succede in caso di associazione di fusioni, di funzioni. È evidente che il tema cruciale è il tema dell'associazionismo, è una forma strumentale sicuramente, ma è temporanea, a parte che è aleatoria nelle funzioni, perché
è vero che ogni legge dice, adesso noi abbiamo al 31 dicembre 2016 i comuni fino a 5.000 abitanti o fino a 3.000 nel caso che siano montani sono obbligati a gestire in forma associata tutte le funzioni ad esclusione mi pare della L, di quell'anagrafe un'altra, insomma, quelle che erano in quell'elenco, no? E così mi pare allo stato attuale. Ti vedo titubato. No, forse l'anagrafe si è tornata. C'è tornata? Mi pare, però io ho letto. Ho letto. Ragionamento non cambia niente. No, ai fini del mio ragionamento non cambia nulla. Mi pare che comunque la proroga dica la discussione del 19 che comunque escludeva sempre il punto F. Però noi siamo in presenza di questa situazione. 31 dicembre 2016, gestione obbligatoria associata di tutte le funzioni, articolo 19 della spending della 135, gestione associata di tutte le funzioni per i comuni sotto i 5.000 abitanti, fino a 5.000 abitanti o fino a 3.000. Questo è un problema che noi ci avremo evidentemente, noi dobbiamo accompagnare questo problema dal mio punto di vista con un paio di questioni. Uno è il coinvolgimento in prima persona del soggetto regione. Questo mi pare il primo problema, quindi proprio in ragione di questa 124, di tutti i limiti che questa 124 ha, beh, insomma, qui c'è un punto che a mio modo di vedere è un punto molto politico, cioè qual è l'assetto dei servizi in una regione come le Marche e qual è l'idea di assetto dei servizi in una regione come le Marche. Primo. Secondo, noi abbiamo bisogno di intrecciare questo ragionamento con la nostra contrattazione territoriale e o sociale. Nel senso che, come dire, questo profilo, questo tema è parte del nostro ragionamento, non è sganciato dal nostro ragionamento. Dentro questo tema, e quindi dentro un tema di un disegno di carattere generale che riguarda, diciamo, il territorio Regione Marche, che è il territorio che è, io la definisco così, è il sistema regione, non è il soggetto, è il sistema regione. Quando si parla di una sinergia, di integrazione fra i soggetti pubblici nel territorio, noi parliamo di un sistema della regione. Non parliamo di un soggetto piramidale che è il capo della regione, perché se la regione pensa di essere il luogo, l'unico luogo deputato alle decisioni, è chiaro che noi abbiamo la rivolta. Non solo abbiamo la rivolta dei lanci e dei piccoli comuni, ma i piccoli comuni si portano appresso per ragioni nobili o per ragioni meno nobili, si portano appresso e tutte le forme, come dire, non solo quelle forme che quei soggetti che diciamo fruiscono di alcuni servizi, diciamo, in chiave protetta, ma si porta appresso tutto un ragionamento relativo all'identità, qual è l'identità del comune, le comunità locali, eccetera. Qui abbiamo invece bisogno che questo discorso si apra in qualche modo, che partendo dal tema, ripeto, partendo dal tema servizi, non dal tema soggetto titolare, quindi soggetto pubblico, noi siamo in grado di evitare che ci sia questo muro che a un certo punto fa sì che questi processi, che pure sono processi assolutamente auspicabili. Allora, le unioni in Italia sono, almeno a ottobre 2015, sono 438. Le fusioni, ti interrompevo prima, mi pare che le fusioni siano 158. Nelle Marche, prima che dico una bestialità, le unioni dei comuni nelle Marche risultano essere 8. Questo è il. Marche può essere che quindi siamo a ottobre, quindi è probabile, insomma. Ecco, questa è la dimensione del fenomeno. Ma questa dimensione del fenomeno è una dimensione, come dire, negativa, perché significa che noi siamo in un processo nel quale il rischio che noi corriamo è che il sistema di, per esempio,
per quanto ci riguarda il sistema di welfare, è un sistema che sempre più viene in discussione, soprattutto nel sistema di welfare gestito dai comuni. E allora qui c'è, perché dico che abbiamo bisogno che in questo ragionamento si intrecci anche con la contrattazione territoriale e con la contrattazione locale, perché se non è chiaro questo tema, o se questo tema non è, diciamo, dentro la nostra discussione, la contrattazione territoriale è assolutamente necessaria, positiva eccetera, però poi fai i conti con una dimensione problematica che non porta a casa il risultato. Io credo che questo sia un tema che è all'ordine del giorno, è un tema all'ordine del giorno, e quindi soprattutto in una realtà come questa, nella quale noi abbiamo iniziato la discussione da tempo, in cui abbiamo la possibilità di misurarci con una dimensione che comunque è in movimento, insomma questo diventa un tema importante, insomma. Allora io sarei proprio per dirla in questo modo: facciamolo diventare un tema della discussione, partendo dal nostro punto di vista. Io devo dire, adesso qui dissento, tra i peccati originali non metto il fatto che non c'è stata riduzione di spesa, perché qui il punto è che la riduzione di spesa è considerata una sorta di mannaia che deve avvenire a prescindere, cioè quando noi diciamo i tagli lineari, no, i tagli lineari sono la riduzione di spesa, quella che fa così, prescinde dalle funzioni, insomma. E come sempre avviene, chiaramente è evidente, laddove di due soggetti io ne faccio uno solo, a parte, voglio dire, i problemi gestionali che derivano dal fatto che sia per ragioni di carattere contrattuale, sia per una normativa che da un lato scrive incentiva riunioni, ma dall'altro lato mette zeppe che alla fine bloccano sia riunioni che rifusioni, o comunque che mettono dei paletti. Adesso sicuramente è positivo il fatto che, e con questa legge di stabilità mi pare che sì, con questa legge di stabilità si è portata a casa il fatto che nelle fusioni tu hai lo sblocco totale del turnover. Però questo significa che quando c'è una fusione tu devi pensare ad un'operazione a più stadi, devi avere la testa, come dicevi, perché il primo stadio è la fotografia, è inevitabile, il primo stadio è la fotografia, come è attualmente la situazione, e poi tu cominci a muovere piano piano, cominci a preparare, diciamo, la modificazione, e sapendo che questa modificazione tu la porti a casa quando sei in grado di muovere la prima fotografia, cioè quando tu cominci ad avere non solo un'idea di organizzazione, di come si organizza il nuovo comune, ma quando tu poi hai la possibilità di fare la famosa staffetta generazionale, della quale molti ministri, a cominciare dall'attuale ministro della funzione pubblica, si sono riempiti la bocca, ma che in realtà non è avvenuta nel modo più assoluto, insomma. E questo è un problema. Sulle unioni, il tema vero delle unioni è non solo la questione della temporaneità e della aleatorietà del sistema, diciamo, dell'associazione di funzioni. Il tema, dal mio punto di vista, è anche l'assoluta mancanza di una strumentazione, anche di natura contrattuale, penso alla categoria del pubblico, l'assoluta mancanza di una strumentazione che agevola un processo. E d'altra parte noi non possiamo permetterci che un'operazione di questo genere si fermi, perché oggi noi ci troviamo in una strana situazione che noi dovremmo ragionare bene, perché adesso che cosa è successo? Faccio un attimo un esempio delle province. Tutta l'operazione province, che era un'operazione di ridisegno, era un'operazione costi della politica, è diventata ridisegno delle funzioni, è diventata la mobilità, la più grande operazione di mobilità della storia, come è stata disegnata. Al netto di quale sarà il risultato finale, perché ancora non è chiarissimo,
sarà un'operazione che, a mio modo di vedere, cambia anche le stesse regioni. Perché quando la regione Marche si prende 500... 533. Beh, sì, 533 è un numero gigantesco. Non perché sia sbagliato, ma perché in realtà lì è stata fatta un'operazione per cui tu hai svuotato un soggetto di funzioni, hai assegnato queste funzioni obbligatoriamente ad un altro soggetto, e al di là che queste funzioni siano funzioni di gestione, funzioni di programmazione, questo soggetto non ha, non ha ripreso a ragionare di che cosa avviene nel territorio in questo modo con il quale si sono affrontati questi problemi. Quando c'è scritto che il 50% delle dotazioni organiche del personale delle province si tagliano del 50, poi del 30, diciamo del 40, quando ci sono 15.000 o 16.000 persone che sono uscite dalle province, il 98% di queste 16.000 persone sono andate a finire nelle regioni, in parte per fare esattamente le stesse cose che facevano prima, salvo a spostare in avanti il problema, perché il problema dei centri per l'impiego noi ce l'avremo l'anno prossimo, adesso campano, ma se la riforma costituzionale, se il referendum finisce nel modo come sappiamo, a questo punto il problema dei centri per l'impiego si apre, perché si apre il problema di un soggetto che non si capisce più di chi è figlio, se è figlio delle regioni, se era figlio delle province o se è figlio di un soggetto centralizzato che si chiama Lampa. Allora lì, per esempio, ho detto questo perché cosa? Perché è chiaro che anche il problema come la regione pensa di governare questo territorio in relazione alle funzioni è un tema della discussione. Quindi il punto vero è che il nostro intervento su queste materie è un intervento che tende a costruire un disegno. Cioè noi, voglio dire, dobbiamo avere la diciamo l'esigenza, partendo anche dalle questioni che dicevi tu e anche dal tema delle città, le modalità di aggregazione, cioè di avere un disegno il cui centro è l'assetto del territorio, la qualità dei servizi, la qualità del soggetto pubblico, a partire dalle funzioni che a questo punto le regioni hanno in forza di legge e hanno addirittura probabilmente in forza di Costituzione, mentre perdono alcune funzioni che non si capisce che cosa succederà, tipo tutta la tematica in tema di lavoro, non parlo di quelle che già era utile che era meglio che non avessero avuto, ma di quelle che hanno, gestito fino a questo momento, le politiche attive del lavoro, il sistema della formazione ad esempio. Nell'altro, da un'altra parte però si accentua questo ragionamento, o comunque si costruisce un modello, un meccanismo per il quale il tema assetto del territorio diventa un tema di competenza assoluta delle regioni, e lì c'è un punto della nostra discussione. Io credo, e vorrei aggiungere questo altro argomento, che se noi incrociamo questa discussione con la contrattazione, con il tema della contrattazione territoriale, della contrattazione sociale, abbiamo anche, come dire, siamo in grado anche di costruire gli interessi che favoriscono un processo di questa natura. Aggiungerei, ma in parte lo diceva Alessandro, aggiungerei che a questo punto noi abbiamo anche un problema di qualità della contrattazione pubblica, perché è evidente che il tema della contrattazione pubblica diventa il modo come si incrocia lavoro e servizi. Cioè il pubblico impiego è un mondo complicato, insomma, e poi è un mondo troppo uniforme, in realtà non è così. E quindi noi abbiamo proprio l'esigenza di cominciare ad avere un'idea di contrattazione nella quale il tema servizi diventa il punto, anche in questo caso, il centro di un ragionamento, una sorta di finalizzazione della contrattazione stessa. Io poi faccio finta di non aver sentito la provocazione che diceva Alessandro sul contratto normativo, però è
è sicuramente una provocazione. Certo, noi abbiamo una stagione davanti nella quale, in presenza di tutti questi processi, si aiutano se, come dire, con una contrattazione che è in grado di dire la propria, perché altrimenti le contraddizioni, quella che dicevi tu che arrivi nel comune, lì, è evidente, quello è un problema che esiste, però noi avere un modello, un sistema di contrattazione degli istituti contrattuali che accompagnano questo processo per noi è importante, anche perché, ripeto, noi abbiamo una contrattazione che è cioè lo stato attuale è frutto di un'epoca antica nella quale questi temi non c'erano all'ordine del giorno, o meglio c'erano perché noi avevamo scritto a un certo punto la contrattazione, come avviene la contrattazione territoriale, ma scrivendola così, giusto perché dice, hai visto mai? No, perché mi pare fosse il contratto del 2004 o una cosa del genere. Adesso il tema diventa molto più importante e nel momento in cui, ad esempio, che succede diciamo, il modo con il quale riesco a costruire una dinamicità negli istituti contrattuali relativi al ridisegno delle dotazioni, relative al ridisegno degli strumenti, degli istituti, fondi e quant'altro, e nel momento in cui questo meccanismo lo finalizzo al tema come qualifico i servizi e come aiuto questi processi, questo secondo me è un elemento che aiuta questa discussione. Ecco, io penso che poiché noi siamo in presenza di un processo che sia pure con tutti le lentezze, ma è un processo che è in piedi ed è un processo che va avanti, sia pure con tutte queste lentezze. Il nostro entrare dentro questo processo ha in qualche modo diciamo la presunzione di provare a cambiare un po' il segno di questo processo, cioè partire da un processo che si fa perché dobbiamo qualificare i servizi che il soggetto pubblico gestisce sul territorio e approfittare anche di una fase di ridisegno, diciamo, di ridisegno dell'assetto territoriale. Se la delibera 124, la definizione dei 23, erano 23 mi pare, no? La definizione dei 23, delle 23 dimensioni territoriali e ottimali ed omogenee diventa il contenitore, a parte farla conoscere e stampare la cosa, ma insomma il problema, giustamente come dici tu, va bene, intanto c'è e proviamo a farla vivere. A questo punto proviamo ad assumere questo tema e anche questa dimensione come una dimensione dentro la quale far convivere processi, cioè mettiamo in piedi anche delle discussioni molto, molto magari di contenuto sulle cose, sui processi che si possono aprire, perché io della società civile non sono un tifoso, non ho capito che cos'è la società civile, perché certe volte è una cosa, certe volte è un'altra, diciamo, però a me preme molto, come dire, ragionare di, insomma, i servizi che DTO, che i comuni che fanno parte del DTO 1, dico questo perché è il primo della lista, qual è lo stato di questi servizi? Qual è, diciamo, in che modo questi, qual è il livello di fruizione di questi servizi? Possiamo fare un ragionamento che a questo punto lo individui, lo affronti, cerchi di ragionare in linea. No, ma mi è chiaro che non è soggetto giuridico, però io dico, se la regione ha fatto questo, quale regione non si sa, se è l'ultima mi pare, non l'attuale, l'ultima, se la regione ha fatto questo, accanto c'è bisogno di dire, bene, allora, in relazione a questo, quali sono, cosa? No, beh, ci sono, i comuni, perfetto, questo c'è. Allora, accanto il tema è come operiamo
Come si opera su questa roba? Come si opera? Quali sono i passi che bisogna mettere in piedi per fare in modo che questa non siano soltanto 11 pagine, tra l'altro poco note, non siano 11 pagine, ma sia lo strumento base su quale cominciare a ragionare. Quindi qual è la strumentazione che si può mettere in piedi, qual è il livello di intervento che si può mettere in piedi, perché le questioni che venivano sollevate nelle slides, poi portate per ognuna di questi ambiti, forse hanno anche qualche cosa di maggiore attenzione, qualche punto di maggiore attenzione, anche qualche punto di maggiore di migliore lettura da parte nostra, cioè di migliore lettura da parte attraverso l'esperienza che noi facciamo nella contrattazione territoriale e nella contrattazione aziendale. Ecco, io credo che il tema, il nostro tema è: questo è un processo che si muove, è un processo che deve vederci in qualche modo entrare dentro. Noi siamo soggetti portatori di alcuni interessi, non siamo istituzioni, abbiamo un nostro versante dal quale affrontare questi argomenti, abbiamo una nostra piattaforma per la gestione di questi ragionamenti, che è locale attraverso la contrattazione territoriale e aziendale con i contratti di secondo livello. Occorre costruire un livello, una dimensione territoriale a livello regionale nel quale collocare questi processi. Io penso che questo sia in modo come dire un punto intorno al quale provare a ragionare, un punto che ci serve per fare poi un punto di sintesi, insomma, un elemento per capire quali sono i processi che possiamo effettivamente mettere in piedi e quindi qual è la strumentazione necessaria. In fondo, guardate, quando si parla di unioni e fusioni, i soggetti sono o chi se ne occupa o i sindaci dei comuni interessati o a Roma il Ministero dell'Interno e qualcun altro. L'ANCI, vabbè, poi l'ANCI insomma, è una categoria dello spirito, perché l'ANCI è una situazione molto complicata da questo punto di vista. Ecco, ho l'impressione, noi qualche volta quando scriviamo nei nostri documenti o in un'attività nella quale ci scontriamo magari con una situazione che non conosciamo, che governiamo poco, insomma. Io non ho nessun dubbio, non ho nessun problema a dire che, insomma, l'ho letto, vedete, tutto sottolineato, perché segue una regolamentazione legislativa a volte anche molto contraddittoria e molto, come dire, che cambia con le virgole, eccetera. Beh, avere un quadro, avere una dimensione di questa natura, avere un'idea intorno a quale affrontare questo problema e muoversi per cercare di far dare una dimensione che è quella più vicina a noi di questo problema, mi pare che sia un punto fondamentale, insomma, perché tanto il problema ritorna nel territorio. E per evitare il taglio lineare, il tema è il riassetto funzionale, perché all'alternativa al riassetto funzionale c'è il taglio lineare. Perché è così, perché purtroppo questa è la situazione che conosciamo.